Ciao a tutti! Oggi voglio farvi vedere come funzionano questi pencil che ho preso da Artesa, che nell'ultimo video haul, che poi troverete qui in fondo a questo video, e sono i Woodless Watercolored Pencil. Quindi sono praticamente delle matite che utilizzate poi insieme ai water brush, creano proprio questo effetto acquerello. Come vedete, infatti, lì per lì che colorate il disegno sembrano quasi dei pastelli, ma poi grazie ai water brush si sciolgono con l'acqua e quindi permettono di colorare il disegno come proprio fossero degli acquerelli, ma sono molto più comodi rispetto agli acquerelli classici, che comunque sporcano. Io ho gli acqua brush di tre dimensioni, piccolo, medio e più grande, e quindi diciamo per le ali del draghetto utilizzo magari quello più grande, per i dettagli quello più piccolo, e devo dire che come prima prova mi sono trovata veramente molto molto bene. All'inizio quindi ho fatto semplicemente una colorazione base dei colori con cui appunto volevo colorare poi il disegno. Quindi il draghetto l'ho fatto non troppo scuro, perché poi questo mi ha permesso comunque di aggiungere anche le sfumature più scure. Speriamo che questo video venga bene, perché sto provando non solo i colori per la prima volta, ma anche il nuovo Adobe Premiere Pro. Ho visto qualche video ieri sera in inglese su come funziona più o meno, e oggi quindi voglio provare a caricare appunto questo video utilizzando questo nuovo programma, e speriamo che venga bene. Come vedete, ancora sto praticamente colorando proprio i colori base del disegno. Devo dire che come prima, diciamo, prova è stato davvero molto molto divertente utilizzare questi colori, perché li ho trovati veramente molto facili da usare, ma molto molto facili. Si sfumano benissimo, permettono di creare sfumature più o meno intense, e devo dire quindi che come prima impressione è stata senz'altro positiva. A questo punto si può iniziare a fare le sfumature, e quindi io ho pensato di fare un po' di contorni sull'azzurro e poi delle sfumature un po' più intense con il marrone e il nero. Io ho comprato la confezione da 24, mi sembra, e secondo me è quella migliore, perché comunque ci sono veramente colori per ogni esigenza, da quelli un po' più chiari, da quelli un po' più scuri, e quindi permettono comunque veramente di creare tantissime sfumature e tantissimi abbinamenti. Come vedete, i colori sono proprio sfumabili al massimo e rendono veramente la colorazione molto semplice, anche per chi come me comunque non è pratica di acquerelli ed era la prima volta appunto che li utilizzavo. Thank you.
comunque secondo me questo sito Artisa, insomma, ancora non ho ben capito come si chiama, è fantastico, nonostante i prezzi un po' alti, ma comunque se fate come me e trovate l'occasione degli sconti, è da approfittare, perché veramente hanno tantissimi prodotti e almeno da quello che posso vedere, o comunque che vedo anche da recensioni in giro sul web, sono prodotti super super validi. È stato poi un caso che io abbia scelto questo soggetto per fare il disegno, per fare la prova, perché poi tra l'altro ho visto che è uscito al cinema anche il nuovo episodio di Dragon Trainer. Io ho visto il primo e mi è piaciuto veramente tantissimo, ed è per questo che ho scelto questo draghetto, perché comunque mi era piaciuto tantissimo questo personaggio, questo film. Mi ricordo che mi aveva anche un po' commossa. E poi ecco, con mia sorpresa oggi ho visto che è uscito il film al cinema, quindi è stata veramente l'occasione giusta per proporlo. Cioè, questo marrone che una volta sciolto con l'acqua assume una sfumatura veramente molto bella, un po' gialla, un po' verdolina, è veramente bellissimo questo marrone. Ok, il bianco ci ho provato ad utilizzarlo, ma o perché la base era troppo chiara, ma non mi ha funzionato particolarmente. E quindi niente, alla fine il disegno è questo, cioè bisogna insistere con le sfumature dove si vuole, cercando quindi di intensificarle nei punti in cui vanno intensificate. Dire che oggi mi è piaciuto veramente tantissimo registrare questo video, proprio perché sto provando due cose nuove e io spero tanto che anche il video venga bene, o comunque ecco, se c'è qualche imperfezione rispetto al solito perdonatemi, ma non è facile utilizzare un nuovo programma di editing, però vabbè, se non ci provo mai poi alla fine non lo uso mai. Quindi viva gli errori, insomma. Più che altro, ecco, ci tenevo veramente a provare il prima possibile questi colori, perché poi io sono come bambina, cioè quando ho una cosa nuova la devo usare, la devo provare, perché altrimenti, insomma, non ci posso stare. Ed ero curiosissima di questi colori, proprio perché poi, ecco, sono molto brillanti, cioè mi piacciono veramente tantissimo e a me colorare mi rilassa tantissimo. Thank you.
vedete, le sfumature veramente sono venute molto molto bene. Cioè, molto molto bene, insomma, per essere la prima volta, insomma, ora ci saranno mille imperfezioni senz'altro in questo video. Non utilizzerò bene nulla, già lo so, chi è più esperto sicuramente si metterà le mani nei capelli a guardare il mio video, però io ci ho provato. Ah, e poi devo dire che sono anche molto comodi rispetto, io per esempio ho i colori quelli lì, ora non ricordo bene la marca, ma comunque i colori, gli acquerelli quelli liquidi, rispetto a quelli liquidi che comunque sono molto più difficili da usare e anche da sfumare, questi non sporcano assolutamente la punta del pennello, quindi è anche molto semplice passare da un colore all'altro senza dover stare lì a pulire la punta, che comunque rilascia sempre magari il colore usato in precedenza. Quindi anche questo l'ho trovato proprio una cosa positiva di questi colori. Permettono comunque, ecco, di svolgere il lavoro in modo comunque rapido, senza troppe perdite di tempo. Questa punta di viola che ho messo sulle unghie, magari, ecco, dal video non si vede, però dal vivo si vede, crea una bellissima sfumatura con il blu sotto, è molto carino, insomma, è un dettaglio carino, però dal video ovviamente non si vede, un po' per la videocamera mia che fa schifo, un po' per il montaggio che magari ho modificato qualche impostazione, non si vedrà bene comunque. Ci sono molte sfumature che magari, ecco, dal video non si vedono, che mi sono venute carine, insomma, sono soddisfatta. E poi ho voluto creare quell'effetto acquerello che si vede soprattutto nei tatuaggi, io le vedo molto nei tatuaggi, che mi piace tantissimo, quindi ho voluto provare a ricrearlo anch'io come, diciamo, sfondo del disegno, ed è stato veramente semplicissimo farlo, però veramente dona un tocco molto molto particolare al disegno e ci vogliono 2 minuti a farlo. Insomma, ecco, ho continuato così utilizzando appunto diversi colori. Insomma, già vedete il processo finito praticamente.
poi ho intensificato un po' gli occhi con un po' di nero nella parte più interna e un po' di marrone più scuro sulla parte più esterna delle pupille, e anche qui l'effetto è venuto carino. E poi praticamente utilizzando un paio di pastelli nero e marrone, la penna glitter bianca e qualche penna colorata, ho creato praticamente i contorni, qualche punto luce tipo negli occhi, sulle corna, in testa, insomma qualche ombra anche sulla coda, qualche punto luce sulla coda, e voilà, il gioco è fatto praticamente. Il disegno è finito ed è molto molto carino. Io spero che il mio video vi sia piaciuto, che vi abbia ispirati, e se vi è piaciuto mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!